Oggi si torna in consiglio comunale dopo le elezioni alle amministrative 2014 di Mazara del Vallo. Accanto a me il sindaco rieletto a Mazara del Vallo da una grande anche maggioranza di cittadinanza. In consiglio comunale finalmente per i prossimi 5 anni una maggioranza di consiglieri. Un grande buon proposito appunto per lavorare bene e mettere in campo tutti i progetti che ci si prefigge. Ha detto bene, finalmente, così avremo la possibilità di portare avanti non soltanto i progetti che sono di esclusiva competenza del sindaco e della giunta, ma potremo anche chiedere la collaborazione del consiglio comunale. Molti dei progetti che abbiamo presentato non hanno avuto in passato l'ok, l'approvazione da parte del consiglio comunale, abbiamo perso milioni e milioni di euro per il gusto di dire di no a una logica amministrativa che secondo me era razionale. Adesso abbiamo una bella maggioranza in consiglio, che significa che potremo anche avvalerci di canali diversi rispetto a quelli che abbiamo utilizzato nei 5 anni precedenti. C'è un bel consiglio comunale, c'è un rinnovamento molto forte, c'è una bella presenza femminile, ci sono parecchi giovani, anzi credo che la maggioranza del consiglio comunale sia composto da giovani, c'è gente laureata, preparata, ottimi professionisti, nella vita lavorano prima ancora che entrare in politica, ed è bello sapere che c'è grande entusiasmo. L'entusiasmo porta alla vivacità, porta all'utilizzo dell'intelligenza nei giusti binari, e spero ci possa essere una collaborazione istituzionale tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale che i mazaresi si aspettano. Quindi i prossimi 5 anni all'insegna di uno sviluppo serio, attivo della città, sicuramente uno sviluppo che parte anche dalla realizzazione del PRG di Mazara del Vallo. Non c'è dubbio che abbiamo degli strumenti strategici che dobbiamo mettere in atto, il piano regolatore ma anche il grande progetto di sviluppo della società, non soltanto dell'economia. Una città cresce quando crescono gli uomini, se non crescono gli uomini si possono fabbricare le industrie ma non si produce una reale ricchezza, può essere una ricchezza momentanea. Quando la ricchezza deve diventare a lungo termine ha bisogno anche della crescita dell'uomo, e noi pensiamo che questi modelli di sviluppo sociale potranno anche avere il conforto dell'intera popolazione se intanto dal punto di vista istituzionale ci si ferma a riflettere con le giuste proporzioni. Io penso che bisognerà proseguire sul piano dello sviluppo ambientale. Penso che l'ambiente non è soltanto un elemento giusto per farci vivere meglio, penso può essere una grande industria che può dare occupazione, penso al recupero dei beni artistici non soltanto come un fatto doveroso nei confronti della storia del passato, penso che può essere una ricchezza anche nella formazione dell'uomo. L'uomo guarda a quello che hanno realizzato i loro genitori, guardano con rispetto e cercano in qualche maniera di entrare nel grande e nobile processo dell'imitazione delle cose che hanno fatto i nostri antenati, per fare in modo tale che ai nostri figli si possa consegnare una città migliore rispetto a quella che viviamo noi. Questa è una grande ambizione, sembra che sia una cosa eccessivamente astratta, forse non collegata al ruolo di un'amministrazione comunale, ma come si sa noi amiamo guardare oltre l'orizzonte. Oggi si nominerà il Presidente del Consiglio, quale sarà l'indirizzo del primo cittadino? Beh, credo che sarà candidato Vitto Gancitano, che è il consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di consensi. Credo che sarà lui il candidato, non dovrebbero esserci problemi sulla sua elezione al Consiglio Comunale, ma abbiamo anche deciso di aprire a tutto il Consiglio con una forma di collaborazione che potrà vedere anche incarichi istituzionali coperti da soggetti che non fanno parte della maggioranza. Un'ultima domanda la lascio andare. E abbiamo assistito negli ultimi 2 giorni al Marrobio a Mazara del Vallo, un fenomeno straordinario che ha destato tantissima curiosità. Però molti si chiedono se c'è la possibilità anche di chiedere un risarcimento danni alla regione per calamità naturale. Come si sta muovendo l'amministrazione?
Devo dire che abbiamo fatto già un primo sopralluogo per cercare di capire se ci sono danni, che non mi sembrano in verità ingenti, ma qualche danno c'è dovuto al fatto che il Marrobio ha provocato uno spostamento di detriti da una parte all'altra del fiume. Vedremo di mettere in sinergia la relazione che stiamo facendo con il nostro progetto di escavazione del porto, che è già partito e che materialmente vedrà la presenza delle macchine dentro il fiume nel giro di qualche settimana. Io credo che qualche danno ci sia stato e credo che la protezione civile regionale e statale non possano chiudere gli occhi, vedremo di attivare tutte le procedure previste dalla legge. E riguardo Tonarella? Beh, Tonarella sta funzionando, siamo stati sfortunati, a quando abbiamo appena finito di pulire la spiaggia sono tornate le cosiddette alghe, cioè la posidonia, creando seri problemi, ma la polizia era assicurata, adesso stiamo mettendo in moto tutto un sistema per disciplinare il traffico veicolare, metteremo in moto i parcheggi e faremo il trenino navetta, per il resto il mare lì è bello e mi auguro che la gente partecipi a questo nostro progetto di tenere pulita la spiaggia, perché purtroppo assistiamo a uno spettacolo non molto decoroso di vedere i bagnanti che buttano i rifiuti dove non dovrebbero, non utilizzano i cestini o li utilizzano male, ma questo naturalmente è un processo lungo nel quale stiamo cercando di intervenire, ma la spiaggia c'è, è pulita e credo che dovrà essere migliorata in strutture. Organizzeremo una grande piazza organizzata, una piazza con la possibilità di avere lì dei servizi, ci sarà un posto di polizia municipale, ci sarà un punto di informazione turistica, nasceranno attività commerciali e soprattutto si svilupperanno i parcheggi. Già ne è nato uno che è privato, che è un grande parcheggio che ci aiuta molto, adesso nei prossimi giorni attiveremo quello pubblico sotto la sua prelevata. Beh, penso che sarà un bel progetto, nel giro di qualche anno Tonarella sarà un fiore all'occhiello per la nostra città. Nel ringraziare il sindaco per il tempo dedicatoci, vi invito e vi ricordo che questa sera alle ore 18 su telebs.it andrà in onda in streaming appunto il consiglio comunale, il primo consiglio comunale di questa nuova amministrazione Cristaldi, da non perdere.